Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui parleremo di un episodio non molto noto della Seconda Guerra Mondiale, ovvero sia la fucilazione, il processo, la condanna e la fucilazione del generale Anton Dössler, raccontata da un testimone d'eccezione, raccontata da Frido von Singer und Etterlin in Combattere senza paura e senza speranza. Allora, signori, se vi ricordate, io qualche anno fa ho fatto un video in cui parlavo del cosiddetto comando Befehl, ovvero sia l'ordine di Hitler, che nel 1942 Hitler ordinò ai suoi generali di fucilare immediatamente qualsiasi membro dei comando britannici o americani caduti in mano tedesca in azione, anche se vestiti con la divisa. Cioè, un comando britannico fa un'incursione dietro le linee tedesche con l'uniforme inglese, quegli uomini dovevano essere immediatamente fucilati, immediatamente passati per le armi. Questa era la volontà del Führer, questo in breve diceva il cosiddetto comando Befehl. Recuperatevi il video, è un vecchio video di circa 5 anni fa. Dössler fu uno dei pochi ad applicare questo ordine illegale. Perché un conto è fucilare un militare nemico che si infiltra nelle tue linee vestito da civile o con la tua divisa. Vedete, per esempio, scusate, vedete per esempio gli uomini di Skorzeny alle Ardenne, ok? È l'esempio più noto, l'esempio più clamoroso, se vogliamo. Quindi, come dire, il comando Befehl, questa bella pensata, chiamiamola così, di questa bella pensata di Adolfo, diciamo, costò la vita a molti soldati inglesi presi prigionieri, ma fu un ordine anche molto disobbedito da parte dei comandanti tedeschi, perché sapevano benissimo, soprattutto dal 43 in poi, quando oramai era quasi certo che la Germania avrebbe perso la guerra, molti comandanti tedeschi rifiutarono di applicare il comando Befehl. Perché? Perché sapevano che era un ordine insensato e soprattutto illegale, e soprattutto sapevano bene che se avessero obbedito, diciamo che a fine guerra, a guerra ormai persa, gli alleati non si sarebbero certo pregati per fargliela pagare. Il generale Anton Dössler fu uno dei pochi che obbedì al comando Befehl, e von Singer nella sua von Singer und Etterlin ci racconta, come dire, ci racconta la vicenda processuale che vide la condanna a morte di Dössler. Etterlin ci dice che mi ritrovai, von Singer und Etterlin, scusate, ci dice che poi si ritrovò ad Aversa, in un'altra parte del campo
nella quale si trovava anche il generale Dössler. Ero alloggiato con il comandante dell'armata alla quale aveva appartenuto Dössler, trattenuto come testimone in una piccola baracca. Con noi si trovava anche un giovane tenente. Questi era stato punito con un prolungamento della prigionia perché aveva protestato energicamente quando gli avevano portato via ciò che possedeva. Conoscevo, Fonsenger ci dice che conosceva personalmente Dössler. Lo stimavo come compagno d'armi. Potevo parlare con lui soltanto in presenza del suo difensore d'ufficio, ovvero sia il colonnello americano Wolf, quando questi si incontrava con il suo cliente, il che accadeva spesso. Wolf prendeva sul serio il suo compito, anche se le sue visite erano quasi sempre caratterizzate da una gran fretta. Questo ufficiale ci ispirava fiducia. In occasione del processo fummo trasferiti a Roma, il che fu per me un peggioramento. Ci portarono infatti a Cinecittà, la Hollywood romana, dove venimmo isolati in celle separate senza ricevere nulla da leggere. E per un intellettuale, per un uomo di grande cultura come Fonsenger und Etterlin, lo stare giorni e giorni senza poter leggere era forse la peggiore delle torture. Nella mia qualità di perito, per quanto riguardava le condizioni regnanti nelle forze armate tedesche, ricevetti lo stesso trattamento dell'imputato. Visto come stavano le cose, avrei quindi preferito restare insieme a Dössler. Tutte le mattine venivamo trasportati a bordo di un furgone con la sirena continuamente in azione attraverso Roma, al Palazzo di Giustizia per assistere al processo. Processo che aveva attirato molti spettatori, in maggioranza, probabilmente, corrispondenti di guerra, ma anche altri giornalisti, maschi e femmine. Nelle pause tra le udienze discutevamo sul processo con quelli della nostra parte, alla quale appartenevano, oltre ai due difensori americani, anche i soldati di guardia. Questi sembravano essere contenti quando gli interrogatori e l'andamento del processo parevano volgere a favore di Dössler. Subito all'inizio del processo, il difensore sollevò un'eccezione di competenza nei confronti del tribunale. Secondo lui, Dössler non era un criminale, bensì un ufficiale prigioniero che poteva essere giudicato solo da una corte marziale, ma non da un tribunale per ufficiali generali. Tribunale espressamente costituito per l'occasione. Questo tribunale, obiettava il difensore, non era stato nominato nemmeno dal comandante in capo del teatro di guerra, il generale inglese Sir Harold Alexander, ma addirittura da un generale statunitense da lui dipendente. Il tribunale respinse l'eccezione dopo una prolungata seduta in camera di consiglio. Poi l'avvocato fiscale militare, maggiore Frederick W. Rush, lesse l'atto d'accusa. Nel marzo 1944 era salpato dal porto di Bastia in Corsica un cosiddetto comando di 15 uomini. La squadra aveva l'incarico di far saltare una galleria tra Genova e La Spezia, galleria che l'aviazione alleata non era riuscita a distruggere. Il comando era costituito da soldati americani di origine italiana e cadde nelle mani delle truppe italiane che presidiavano la galleria. I 15 uomini vennero fucilati per ordine del comando generale di settore nel cui tratto costiero erano sbarcati. E comandante di quel settore era il generale Dössler.
la fucilazione dei soldati americani che, ricordo, vestivano la loro divisa. Vestivano la loro divisa. Punto esclamativo. Non erano vestiti con divise del nemico come gli uomini di Scorzeni alle Ardenne. Chiaro? La fucilazione, ripeto, venne eseguita in base all'ordine emanato il 18 ottobre 1942 dal Führer, per cui sabotatori e commandos catturati a Tergo delle Linee dovevano essere fucilati. Dössler agì in base a questo ordine e, come ebbe a dichiarare, in base a un ordine emanato dal comando d'armata. L'ordine del Führer violava indubbiamente, come molti degli ordini di Hitler, il diritto delle genti. Soldati che compiono in uniforme atti di sabotaggio a Tergo delle Linee ci sono sempre, sempre, sempre stati. Non si tratta di incarichi facenti parte della lotta, si tratta di incarichi facenti parte della lotta e quindi non sono di natura criminale. Il comandante d'armata, citato come testimone, smentì di avere dato un ordine simile. Un importante testimone a discarico per Dössler avrebbe potuto essere il suo capo di stato maggiore. Questi avrebbe potuto dire se l'ordine era effettivamente venuto dall'alto, cioè dal comando del gruppo di armate, o dal comando di armate all'indirizzo del corpo di armata di Dössler. Strano a dirsi, ma il capo di stato maggiore risultò irreperibile, benché si trovasse a quel tempo, come fu assodato più tardi, ancora nel grande campo per ufficiali prigionieri di Rimini. Durante il processo mi riuscì una sola volta, con grande soddisfazione del difensore, di far tacere l'accusa. Feci presente che, secondo una voce diffusa, un comandante di battaglione alleato aveva ordinato in Africa a un comando di uccidere i prigionieri che fossero caduti nelle sue mani. L'ordine aveva i suoi buoni motivi. Un comando, costretto a tenersi costantemente celato, non può trascinarsi dietro dei prigionieri. Secondo me, era quindi possibile che Hitler avesse emanato quell'ordine in funzione di rappresaglia e che il generale sotto accusa avesse ritenuto in quel particolare caso che le cose stessero così, senza saperlo con precisione. Soltanto all'ultimo momento il rappresentante dell'accusa rivelò alcune circostanze aggravanti per Dössler. E qui le cose si fanno interessanti. Gli ufficiali del controspionaggio tedesco incaricati dell'interrogatorio dei prigionieri si erano rivolti direttamente al comando del gruppo di armate per ottenere un rinvio dell'esecuzione nell'intento di raccogliere ulteriori deposizioni dai soldati catturati. Diciamo che è quella che in Russia veniva chiamata andiamo a prendere qualche lingua o andiamo a prendere qualche voce da ascoltare. Era un modo di dire diffuso tra i sovietici sul fronte russo. Gli ufficiali, l'esecuzione quindi era stata contraria anche agli interessi tedeschi. Gli ufficiali del controspionaggio dovevano stabilire se l'avversario non stesse preparando alle volte un'ulteriore operazione di sbarco a Tergo del Fronte, per cui gli interrogatori avrebbero potuto assumere una grande, grande importanza. Inoltre venne appurato che si era fatta viva prima dell'esecuzione una delegazione del servizio di sicurezza tedesco per prelevare i prigionieri. Dössler si era rifiutato di consegnarli.
nutriva forse ancora la speranza di salvarli con un rinvio, il che non sarebbe stato più possibile dopo averli consegnato al servizio di sicurezza. Servizio di sicurezza qui è tradotto, ma in realtà parliamo del Sicherheitsdienst, dello SD. Ah. Alla fine l'accusa rivelò che il comando del gruppo di armate aveva ordinato il rinvio dell'esecuzione con qualche ora di ritardo. Il difensore difese Dössler. Il difensore dimostrò di essere un vero ufficiale e un galantuomo. Tentò di scagionare l'imputato dicendo che un ufficiale doveva in casi simili eseguire l'ordine non solo nella Germania di Hitler, ma anche in base a quanto stabiliva la giurisprudenza americana. E qui però c'è da dire una cosa: molti generali non obbedirono al comando Befehl e non gli venne fatto niente. Questo va detto. Von Senger ci dice che non dimenticherò mai le parole con le quali scongiurò i giudici. Nel codice penale militare americano non esiste alcun paragrafo in base al quale questo ufficiale, ovvero sia Dössler, possa essere condannato. Se voi lo farete ugualmente, ebbene, allora sarebbe meglio che non avessimo mai vinto questa guerra. 12 ottobre 1945, ultimo giorno del processo. Dössler venne condannato alla fucilazione. Così mi dovetti separare da lui. In seguito, dopo alcuni giorni, venni chiamato al comando del campo, dove mi ammanettarono a un giovane ufficiale per portarmi poi nel campo dove si trovava Dössler. Là venni sottoposto ad una perquisizione che era quasi un maltrattamento. Poi venni scortato nel reparto di isolamento dove si trovava Dössler in compagnia di un sacerdote cattolico. Dössler era allegro e disteso come sempre quando mi disse che voleva ringraziarmi per l'amicizia dimostratami e per i buoni servigi che gli avevo reso e che voleva congedarsi da me perché lo avrebbero fucilato l'indomani. Ero troppo sconvolto per aprire bocca, continua von Senger. Mi soffermai soltanto per qualche minuto a fissare il sorridente compagno d'armi diventato mio amico nella sventura. Ci scambiammo il vecchio saluto e ci lasciammo. Prima di morire, Dössler poté assistere dalla gabbia nella quale si trovava alle gabbia è scritto tra virgolette nella quale si trovava alle esercitazioni del suo plotone di esecuzione. Al momento della fucilazione rifiutò di lasciarsi legare al palo e di farsi bendare gli occhi. Morì pronunciando le parole: la mia anima a Dio, la mia vita alla patria. Ma chi era il generale Anton Dössler, l'uomo fucilato per questo crimine di guerra? Dicevo, chi era Anton Dössler? Chi era questo generale che venne fucilato, il primo generale tedesco condannato a morte dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? Era bavarese, era nato a Monaco di Baviera nel 1891, e combatté durante la prima guerra mondiale, fu un ufficiale dell'intelligence militare nel periodo della Reichswehr e diciamo dopo la fine della prima guerra mondiale, e fu il conquistatore di Kharkov, all'epoca si chiamava così, ora noi la conosciamo più con il suo nome ucraino, Kharkiv, nel 1941, la prima sanguinosa e feroce battaglia di Kharkiv,
Doestler fu il conquistatore, fu il primo conquistatore di Kharkiv. Nel 1944 era in Liguria e comandava il 75esimo corpo d'armata, poi ribattezzato 53esimo corpo d'armata, che passò sotto il cosiddetto gruppo di armate Zangen. Allora, Doestler cosa combinò? Come già detto da von Senger, un comando dello OSS, dell'Operation, dell'Organization of Secret Service, of buonasera, sì, buonasera, scusate, della, porca miseria, c'ho un momento di buco, scusate, dello Office of Strategic Service, come dire, i soldati americani, come dire, il 22 marzo 44, questi soldati americani, due tenenti e 13 militari di truppa, vennero, come dire, sbarcarono tra Genova, sbarcarono a aspetta, oddio, come si chiamava? Sbarcarono in una spiaggia tra Bonassola e Framura. L'operazione si chiamava Ginny 2, che era una parte della più grande e complessa operazione Strangle. Come detto da von Senger, dovevano minare la galleria ferroviaria della linea Genova-La Spezia, perché l'aviazione alleata non c'era riuscita. Centrare un bersaglio come una galleria è difficile, soprattutto in un territorio come quello ligure, che è tutto colline e valloni e gole. Insomma, l'aviazione alleata trovò enormi difficoltà a bloccare quella galleria. L'operazione Ginny 2 doveva bloccare questa galleria. E non è, come dire, sicuro, non è sicuro, ma sembra che i soldati americani catturati siano stati anche torturati. Il 25 marzo arrivò il telegramma di Doestler che ordinava di passare tutti per le armi in obbedienza al cosiddetto comando Befehl di Hitler. Allora, qualcuno dice sì, è vero che indossavano la loro divisa, ma avevano rivoltato le giacche. Cioè, come scusa per giustificare la loro fucilazione, qualcuno disse sì, è vero, portavano la loro divisa, ma avevano rivoltato le giacche. Vabbè, crediamoci, che vi devo dire. Inoltre, sempre come pezza d'appoggio per giustificare o spiegare la fucilazione, va detto che, come dire, avevano anche tolto le, come dire, insegne, gli stemmi, ma quella è una prassi normale, cioè quella di togliersi gradi, stemmi o insegne, quella era una prassi normale quando combattevi in prima linea, cioè
è pieno di fotografie, per esempio, prendiamo lo sbarco in Normandia, e i paracadutisti della 101esima, e quasi tutte le foto pubblicate, sui giornali, compresa la famosa foto di Eisenhower che parla con un ufficiale delle Screaming Eagles della 101esima, e lo scudetto con l'aquila dal becco aperto sulla spalla dell'ufficiale è cancellato dalla censura. I soldati non portavano segni distintivi della loro unità, quindi questa, siamo sinceri, per quello che ne so io, per quello che posso capire, si trattava decisamente una scusa. C'è da dire inoltre una cosa, quello che fregò, e qui siamo sinceri, Fonsenger si dimentica di dirlo, ci fu un ufficiale subalterno che aveva un nome, come si chiamava? Schlubitten, se non ricordo male, si rifiutò di far fucilare i prigionieri perché, secondo questo ufficiale tedesco, la fucilazione di militari catturati in uniforme è una palese, gravissima e voluta violazione della Convenzione di Ginevra. Non stiamo a girarci attorno. Però Dössler ebbe la mano molto pesante, lo esonerò dal comando e lo cacciò dalla Wehrmacht per insubordinazione. Molti ufficiali tedeschi si unirono a Schlubitten protestando per la fucilazione dei prigionieri americani. Dössler, e qui ripeto, non ce lo dice Fonsenger, che la passa un po' colpevolmente in cavalleria, siamo sinceri, praticamente i 15 prigionieri vennero fucilati il 26 marzo 1944 ad Ameglia con la GL in un luogo chiamato Punta Bianca. L'ordine del comando, il cosiddetto comando il Befehl, era un ordine palesemente illegale. Cioè, se riferito a militari nemici catturati con la loro uniforme dietro le linee nemiche, cioè, insomma, la fucilazione è un atto assolutamente illegale. Ed era un ordine illegale anche perché la Germania aveva aderito a quella convenzione sin dal 1929. E quindi si trattava di un atto, di un ordine, il comando Befehl, era un ordine assolutamente, assolutamente illegale. E c'è anche da dire una cosa. Hitler sapeva benissimo che il comando Befehl era illegale, perché a quanto sembra ne fece stampare pochissime copie, mi pare una ventina, e Hitler stesso sapeva che i comandanti tedeschi avrebbero storto parecchio il naso e non avrebbero propriamente apprezzato il fatto di, insomma, non avrebbero particolarmente apprezzato questo ordine, il comando Befehl. Ripeto, il comando Befehl poi fu spesso disatteso, non venne rispettato, non venne quasi mai rispettato. Dössler fu uno dei pochissimi ad applicare rigorosamente e duramente il comando Befehl. E come ho già detto da Fonsenger e come ho accennato prima,
Dössler disse, ma non vestivano la loro divisa, avevano rivoltato le giacche e non avevano gli stemmi. Vabbè. Dössler disse anche di avere obbedito agli ordini, come accennato da von Senger, ok? Dössler disse, io ho obbedito agli ordini del generale von Zangen e del feldmaresciallo Kesselring. Ecco. La cosa oggettivamente non sta in piedi perché, ripeto, si trattava di una palese violazione. Nel processo, e qui ripeto, von Senger non ce la conta giusta, Dössler disse di essere stato un semplice ingranaggio e di avere obbedito agli ordini. Von Senger qua inoltre trascura di dire che durante il processo Dössler, Dössler non ne uscì molto bene. Veniva descritto, cioè lui, veterano del fronte russo, conquistatore di Kharkov barra ora conosciuta come Kharkiv, e insomma eroe di guerra, considerato un nazista fervente, acceso e fanatico ammiratore di Hitler. Come dire, Dössler fu descritto, allora, a parte che, come già accennato da von Senger, von Zangen e Kesselring negarono decisamente di avere dato l'ordine di fucilare i 15 prigionieri americani a Dössler, ma insomma dopo probabilmente sarebbero finiti al muro anche loro, quindi che si siano venduti Dössler potrebbe essere, non ne siamo sicuri. Ma un'altra cosa che von Senger non dice è il fatto che durante il processo la difesa descrisse, cioè come dire, Dössler usò una, venne usata per difendere Dössler una strategia quantomeno curiosa, ovvero sia descriverlo come un comandante sciatto, superficiale, che passava gran parte del suo tempo con la sua amante, nazista, fanatico e molto trascurato, prendeva a quanto pare, fecero emergere al processo il fatto che prendeva poco sul serio l'incarico in una zona così poco prestigiosa come quella della Riviera di. Era Dössler, come ho già detto prima, oltre a destituire il subordinato, almeno uno dei suoi subordinati che si rifiutava di firmare l'ordine di fucilazione, von Senger, ripeto, fu molto più benevolo, ne tracciò un ritratto più benevolo, almeno dal punto di vista professionale. La fucilazione di Dössler
costituì un precedente anche per i successivi processi di Norimberga, dal momento che venne negata all'accusato la possibilità di appellarsi al principio degli ordini superiori per, diciamo, togliersi dai guai. Ah, ma io ho obbedito agli ordini. Scusi, lei ha, diciamo, commesso una violazione della Convenzione di Ginevra. Ma io ho obbedito agli ordini. E perché tanti altri comandanti tedeschi a quegli ordini non hanno obbedito? Forse perché sapevano che si trattava di ordini illegali. E in realtà, a quanto pare, da quanto è emerso in seguito ad altre richieste, l'operato, cioè ovvero sia la fucilazione dei prigionieri, la fucilazione dei prigionieri americani fu un atto totalmente arbitrario, fu un atto inutile, brutale e gratuito. E Döstler non venne impiccato come la maggior parte dei criminali di guerra tedeschi, ma fucilati. E la cosa curiosa è che venne, mandato al palo davanti al plotone di esecuzione in divisa con le decorazioni e il berretto, mentre in seguito gli altri, mentre in seguito coloro che vennero arrestati, fucilati, insomma, vennero arrestati, processati, condannati e giustiziati, e lo fecero senza gradi e senza decorazioni. E Döstler, Döstler venne fucilato. Se cercate su YouTube trovate anche le scene della sua, i filmati della sua fucilazione, perché fa parte della serie Combat Film. La fucilazione di Döstler fa parte della serie Combat Film. Ci sono numerose controversie sulla fucilazione di Döstler. Fatto bene? Fatto male? Giusto, punizione eccessiva, vendetta dei vincitori, storia scritta dei vincitori, i vincitori che giudicano i vinti, eccetera, 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 eccetera. Va anche detto che tutte queste controversie, se vogliamo, sono anche abbastanza speciose, perché, abbiamo fucilato gli americani perché avevano le giubbe rivoltate e senza i distintivi, cioè e senza i distintivi del loro reparto, senza i senza le insegne distintive di senza i distintivi di appartenenza. Ma è una scusa abbastanza debole, cioè una divisa americana è una divisa americana, è abbastanza difficile confonderla con una divisa della RSI o con una divisa tedesca. E insomma, poi ripeto, tra l'altro anche altre polemiche, cioè
è una cosa, cioè, ripeto, questa storia della fucilazione di Doester è abbastanza lineare. Un generale tedesco commette un crimine di guerra, viene processato, condannato e fucilato, e sorgono polemiche sulla liceità della condanna, sorgono polemiche sulla dinamica anche dei fatti, ma ripeto, si tratta di questioni, secondo me, di lana caprina, perché non, cioè, vengono valutate ora, a distanza di 80 anni, spesso e volentieri da gente in malafede, senza tenere conto del contesto, senza tenere conto anche di, insomma, come dire, anche senza tenere conto del contesto e del fatto, cioè, insomma, signori, scusate se ve lo dico, io ho sentito dire, ah, perché i comando di Skorzeny furono fucilati, sì, perché vestivano la divisa tedesca. Ci sono, oltre alla fucilazione di Doester in combat film, sono anche presenti i fucilati della fucilazione di alcuni infiltrati della Repubblica Sociale Italiana, che vennero trasmessi da Vespa in seconda serata. E c'era un, mi pare fosse Tremano, mi ricordo se era Tremaglia o qualcun altro, che con la voce tremante, guardando questi, questi militi della RSI fucilati dagli americani, dice: questi sono eroi. Sì, li hanno fucilati, però di me, ricordati di dire che li hanno fucilati perché si erano infiltrati nelle linee americane in abiti civili, perdendo quindi la protezione della divisa. Dopo, che cavolo ti devo dire? È un argomento complesso, un argomento difficile, un argomento nel quale, come dire, non posso addentrarmi perché le mie cognizioni di diritto militare, di codici di procedura penale militare, ne so decisamente poco, però ripeto, Doester quasi sicuramente commise un crimine di guerra perché emise un ordine di fucilazione assolutamente illegale. Punto e basta. Se ne può discutere, se ne può parlare, se ne può, si possono cercare altre notizie. Quello che ho trovato nei miei libri, quello che ho trovato, quello brevemente raccontato da Fonsenger, cioè, è un episodio oscuro ma emblematico. Il primo, uno dei primi processi per crimini di guerra a un militare tedesco, conclusosi con la condanna a morte e la fucilazione. Che dire? Giusto? Sbagliato? Evitabile? Cavilli su cavilli? Ha obbedito agli ordini? Sì, ma quegli ordini erano criminali e soprattutto quegli ordini molto spesso furono disattesi da altri ufficiali e lui fu particolarmente zelante nel farli applicare. Che von Zangen e Kesselring abbiano taciuto sull'ordine emesso da Doester per la fucilazione, non posso saperlo. Hanno mentito, hanno dato l'ordine di fucilare gli americani a Doester e poi, una volta catturati, sia von Zangen che Kesselring se ne sono bellamente lavati le mani e hanno consegnato il loro ex sottoposto al plotone di esecuzione per salvarsi il collo? Potrebbe anche essere. Però, ripeto, quell'ordine fu emesso da Doester. Doester si prese la responsabilità di far fucilare
quei soldati catturati e alla fine la responsabilità di quella fucilazione gliela diedero e venne fucilato anche lui. Tutto qua. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi. Commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se ho detto degli errori, se ho fatto degli errori, vi chiedo sin da ora scusa. E io mi auguro che, possiate aiutarmi nell'implementare questo video. E come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro una buona giornata. Vi mando un grande abbraccio. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi. E come sempre, come al solito, più di sempre e più del solito, vi mando il più grande, il più forte, il più enorme dei miei. Ciao!